Madame et Monsieur, vous écoutez Fantastique. Fantastico. Fantastico. Avec Flavio. I reality sono quelle cose particolari che propongono ormai oggi le televisioni, no? Se parla di reality musicali ti viene in mente X Factor insieme a Amici, ti viene in mente di programmi demenziali legati appunto ai talent show, mi viene in mente Il Grande Fratello. Mi viene in mente anche una cosa che si chiama Isola dei Famosi. Vabbè, qui stiamo parlando di un altro format. Un altro format, secondo me, diverso, perché loro sono naufraghi, dicono di non mangiare, si sottopongono a queste prove di forza, però sono tanti parenti eccellenti, pensa un po', pronti a naufragare sull'Isola dei Famosi 8 al via il 14 febbraio su Rai 2. Pensate a rivelare i nomi a Diva e Donna in edicola proprio quest'oggi. La categoria dei parenti di personaggi famosi selezionati dagli autori dei reality riserva molte sorprese. Rido perché sull'Isola dei Famosi ci saranno personaggi assurdi. Pensate, partiamo da Matteo Materazzi, che poi sarà ed è il fratello del giocatore dell'Inter Marco Materazzi, e poi ci sarà uno dei figli d'arte più importanti. Beh, Mogolo, Francesco Rapetti, no? Sì. Che ha avuto un'esperienza a Sanremo nel 2008. Sì, il singolo si chiamava Come un amante e faceva parte della sessione giovani del festival di quell'anno. Poi abbiamo anche Francesca De André, la figlia di Cristiano De André e nipote del grande Fabrizio. Infatti, poi... Poi abbiamo Francesca Fogar, figlia dell'esploratore, voi ricorderete sicuramente, un grande esploratore che ormai è passato a miglior vita. Abbraccio Fogar con Armaduc, scrittore e conduttore, e Kilian Gastineau, figlio di Brigitte Nielsen. Pensate un po', quella che voleva tagliare le palle nel film di Paparazzi a De Sica, lo ricordo benissimo questa cosa. E poi ci sono tantissimi altri che naufragheranno, però una cosa particolare che arriva nei 150 unità d'Italia, pensate ci sarà. Beh, secondo me è stato studiato apposta. Sì, infatti, questo è un omaggio che vogliono fare in reality tantissime persone, è proprio questo. Si tratterebbe di un pronipote di Garibaldi. Ci dispiace ragazzi, ci dispiace di questa cosa, ma povero Garibaldi, si è fatto un così per... So così? Che fai? Dopo 150 anni gli mandi il pronipote sull'isola, vabbè. Sono cose che capitano, ci dispiace per Garibaldi, gli dedichiamo questa canzone di Zucchero, è un peccato morire. Madame et Monsieur, vous écoutez Fantastique. Fantastico! Fantastico! Avec...